Sì. Salve, buonasera, io sono un giornalista, volevo chiedere un'intervista, però visto che ci sono, ci posso fare domande, sono Vignali per l'Agenzia Stampa Italia, vi faccio una domanda direttamente qua. Lei prima ha parlato di un'analogia fra la caduta dell'impero romano e la civiltà di oggi, la società italiana di oggi, l'Italia. È anche vero che però la caduta dell'impero romano è venuta anche dopo l'affermazione del cristianesimo, e comunque non si è affermato in maniera diciamo civile, ma si è affermato prima con Costantino che ha battuto Masenzio e poi si è affermato con Teodosio che ha distrutto la religione tradizionale romana. Lei non ritiene che forse anche, tra l'altro, anche l'Islam ha avuto una formazione quindi simile da quello che lei ha detto, simile a quello del cristianesimo, anche il cristianesimo, Cristo era una divinità che esisteva nel Pantheon del terzo secolo dell'impero romano. Non crede che forse questa debolezza e alcuni elementi di debolezza sono intrinseci stessi al cristianesimo stesso, che è forse un elemento anche di debolezza dell'Italia negli ultimi millenni? È la prima volta che sento che Gesù Cristo era una divinità del Pantheon politeista romano. Non l'ho mai saputo. A me risulta che sia... Comunque, lei ha fatto la domanda, io rispondo, poi non deve diventare un contraddittorio tra noi due. Le ragioni per le quali finì l'impero romano d'Occidente sono molteplici, e ci sono delle analogie interessanti con quello che sta accadendo. Nel 180 ci fu una pandemia che, secondo la documentazione in nostro possesso, è una pandemia che durò tanti anni. Secondo gli storici all'epoca, l'impero romano d'Occidente, che era il mondo globalizzato dell'epoca, aveva circa 90 milioni di abitanti. Ebbene, la pandemia, sempre sulla base di dati che abbiamo, che non sono del tutto attendibili, ma potrebbe aver provocato la morte tra i 5 e i 30 milioni di persone. Su 90 milioni di persone, quindi fu particolarmente devastante. Poi ci sono state delle guerre e la denatalità, che cominciò ad essere una realtà presente in seno alla popolazione romana, che provocò un tracollo demografico dell'impero romano d'Occidente. Nel 212 l'imperatore Caracalla era della famiglia dei Severi, originaria di Leptismania e Libia, quindi era africano, e questo ci dà l'idea della realtà dell'impero romano d'Occidente. Emanò un editto che si chiama la Constitutio Antoniniana, con cui concesse, si può sedere si può, con cui concesse la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero. Era lo ius soli dell'epoca, avevano bisogno di rinfoltire la popolazione romana. Contemporaneamente spalancarono le porte allo straniero, ai barbari, perché avevano la necessità di sostituire le risorse umane, usando un termine che è stato, che io trovo brutto, ma che è stato usato in ambito politico, sia nelle campagne, perché si assistette allo svuotamento delle campagne, alla fuga dei contadini dalle campagne, sia nell'esercito. Mancavano soldati. In parallelo, su un piano proprio valoriale, ci fu una ondata di dissolutezza sul piano dei costumi, vennero meno i valori, le regole. Anche all'epoca si parlava in modo consistente dell'omosessualità, l'omosessualismo, che prese ad essere una realtà molto diffusa in seno alla popolazione romana. Infine c'era una crisi economica strutturale legata a quella che oggi definiremo una iperinflazione.
cioè l'ammontare della moneta circolante, la dichiara lunga superiore al valore dei beni e dei servizi reali. E fu in questo contesto che nel 476 il generale Barbaro Odoacre, generale dell'esercito romano, quindi fu un colpo di Stato. Odoacre era un generale dell'esercito romano che era a capo di guarnigioni prevalentemente barbare, formate da barbari, e depose l'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, che nel 476 aveva appena 13 anni, era un ragazzino, 13 anni. Fu così che finì l'impero romano d'Occidente. Fu una serie di cause, una serie di cause. La caduta dell'impero romano d'Occidente non è imputabile alla diffusione del cristianesimo. Casomai il cristianesimo è stata la realtà che ha consentito, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, di recuperare, di salvaguardare una civiltà partendo dalla microdimensione dei monasteri benedettini e dei comuni, una microdimensione all'interno della quale sono stati mantenuti, salvaguardati dei valori, delle regole, ora et labora. Questo è quello che ha salvato la cristianità e quindi la civiltà cristiana in Europa. Piaccia o meno, noi oggi viviamo in una civiltà laica e liberale dalle radici ebraico-cristiane, greco-romane, umaniste e illuministe, ma è indubbio che il cristianesimo è stato il portato principale che ha consentito questo sviluppo e di conseguenza anche la libertà di cui noi oggi guardiamo. Poi sono stati sicuramente perpetrati tanti errori, ci sono state anche tante violenze, tanti arbitri da parte di cristiani, ma nessuno di questi errori e di queste violenze possono essere imputate a Gesù, nell'emulazione di Gesù.